ma è ancora un insieme di tante città, di tante realtà diverse. Andando ad Acilia o San Basilio o in altri luoghi di questa nostra capitale, i problemi, le difficoltà, le situazioni sono davvero diverse e richiedono soluzioni diverse. Però quello che dobbiamo fare, e lo possiamo fare tutti insieme, è quello di restituire, dopo questi 5 anni un po' cupi, dobbiamo restituire a questa città la speranza e soprattutto il senso di comunità. Un senso di comunità che faccia crescere la nostra città e a ciascuno di noi dia la possibilità di realizzare i propri sogni e le proprie speranze. L'altro giorno a San Basilio un bambino di 9 anni, si chiama Marco, mi ha consegnato insieme ai suoi compagni di classe una lista, un vero programma di governo per la nostra città. In quel luogo basterebbe davvero pochissimo, c'è una palestra che è chiusa da 2 o 3 anni e solo per dirvi il senso positivo anche nei momenti difficili di crisi economica che viviamo, in quella scuola, si chiama Scuola Gandhi, io ho detto guardate, se sarò sindaco penso che riuscirò ad aprire la palestra, però voglio essere onesto, non so se avremo le risorse economiche per assumere il personale per gestirla fino alle 8 di sera. E tanti genitori che erano lì si sono stretti intorno a me, a Luigi Neri che era lì con me, e hanno detto ma noi ci siamo, noi, io so insegnare basket, io so insegnare danza, io so insegnare un'altra cosa, se lei ce la riapre la teniamo poi aperta noi. Ecco, questo è lo spirito che dobbiamo e possiamo recuperare in questa nostra città e ce la faremo sicuramente. Ci sono tante cose che devono essere cambiate, a iniziare dal rilanciare l'economia. I dati ci dicono che in questi ultimi 5 anni soprattutto la disoccupazione giovanile è aumentata in maniera drammatica. Si è passato da un 15,8 al 24% di disoccupazione giovanile nella nostra città. Ed è una città dove noi abbiamo delle risorse straordinarie, abbiamo l'arte, la cultura, l'architettura. Ecco, io vorrei arrivare davvero a realizzare quel disegno straordinario di Cederna, il parco archeologico più importante del pianeta. Noi lo faremo, ci metteremo 10 anni, ma lo faremo. E quello sarà un punto di riferimento non solo culturale, ma sarà una ricchezza economica che darà nuovi posti di lavoro e darà nuova speranza a tante generazioni. Nello stesso tempo siamo in una città, qui in questo quartiere storico di questa città, forse il quartiere direi più universitario della nostra capitale, le tante persone che vivono qua, i tanti giovani, gli studenti, sanno perfettamente che ci sono delle potenzialità straordinarie. Noi dobbiamo dare la possibilità di investire in ricerca, innovazione e sviluppo e tenerci i giovani cervelli più brillanti invece di farli andare dopo che si sono laureati all'estero, tenerli qua e essere parte del tessuto produttivo e dell'economia della nostra città. Dobbiamo assolutamente farlo. Lo dico con l'esperienza di chi sa esattamente cosa significa andare all'estero e lavorare all'estero nel settore della ricerca, ma lo dico anche con la consapevolezza che oggi ricerca significa rilancio della nostra economia. I nostri 20 migliori ricercatori che in questo momento lavorano all'estero negli ultimi 10 anni hanno prodotto 155 brevetti per un valore commerciale di 2 miliardi di euro e questa ricchezza noi la dobbiamo tenere nel nostro paese. Il terzo punto su cui vorrei davvero concentrare il nostro lavoro nei prossimi anni è quello che a volte viene un po' dimenticato, e cioè il fatto che Roma
è il comune agricolo più importante d'Italia. L'Agro Romano è di 51.000 ettari. E io lo dico qua, prendo un impegno questa sera, prima del voto di domani, non ci sarà più cemento nel nostro Agro Romano. Ci sono altri modi in una città che ha 150.000 case libere di fare incontrare le tante case senza famiglia con le famiglie senza casa. E questo è quello che noi faremo in ogni singolo municipio della nostra città. Ci sono altre questioni che voi conoscete molto bene. Una è quella dei trasporti e della mobilità. È una città estremamente complessa nella quale c'è stata molta confusione nella gestione della mobilità urbana e dei trasporti. Noi dobbiamo investire sul ferro, sul trasporto su ferro, ma dobbiamo anche fare in modo che le 600.000 persone che ogni giorno giungono nella nostra città trovino nei vari luoghi dove entrano nella nostra città e dove potrebbero prendere un treno o una metropolitana, trovano parcheggi, trovano la possibilità di entrare e venire nei loro luoghi di studio, di lavoro, con mezzi diversi dalla nostra auto. Insomma, è un lavoro che dobbiamo fare. Se Roma ha 978 automobili ogni 1.000 abitanti e Londra ne ha 398, vuol dire che un po' di lavoro lo possiamo e lo dobbiamo fare. E dobbiamo investire anche